Davide da Pollonia, domenica l'esordio, oggi il primo gol. Sono molto contento, è stata una sorpresa anche per me. Non so neanche cosa dire, sono felicissimo. L'azione del gol è nata anche un po' in un contesto che loro hanno contestato, però tu sei stato bravo a mantenere la freddezza, a vedere la porta vuota. Sì, io non ho pensato al fischio dell'arbitro, ho solo guardato la palla dove era, ho provato a metterla dentro, ci sono riuscito e l'arbitro non ha fischiato, quindi abbiamo fatto gol. Va bene così. Anche al di là del gol, comunque, con l'ingresso dei più giovani, si è visto un Venezia diverso oggi. Ma non saprei cosa dire perché in fin dei conti io ho dato il massimo, ho cercato di dare il massimo per recuperare, ci siamo riusciti e è stato meglio così. La prima a Sant'Elena, ti vediamo emozionantissimo. Sono felicissimo per il gol, non ho capito più niente dopo che ho sognato, sono stato un po' sorpreso anch'io. Te l'hai risognato? L'ho sognato abbastanza volte, però è successo oggi, va bene così, dai. Cosa ti aveva chiesto il mister quando ti ha messo in campo? No, vi ho detto di dare il massimo e cercare di fare qualcosa, dare profondità, dare comunque il massimo, tornare, difendere e spero di averlo fatto al meglio. Avete ripreso il risultato con una squadra un po' anche snaturata rispetto a quella che era l'11 di partenza, l'idea di un modulo, però come diceva giustamente il mister, è un pareggio che vale come una vittoria perché è arrivato col cuore. Sì, è stato, cioè, il primo tempo eravamo un po' in confusione, dopo il secondo dentro gli spogliatoi abbiamo riordinato un po' le idee. E siamo riusciti a raggiungere questo pareggio anche meritato perché fin dei conti abbiamo dominato il secondo tempo e è stato giusto così. E basta.